Glam torna a parlare della vita della notte. Siamo a Mesagne, il Poison, giornata di chiusura. Insomma, chi non ha vissuto questo locale d'inverno non sa cosa si è perso, però ci siamo noi a raccontarvi quello che è stato. Giornata di chiusura, insomma, una notte fantastica. Avremo un sacco di cose da raccontarvi, ci sono un sacco di novità. Sigla e poi partiamo. She makes me go, oh, she makes me go, oh, 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 she makes me go, oh, she makes me go, oh, oh, oh. Rang ba dang ba dang 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 digi digi. A rush on side jump. Spalle il bar del Poison, ecco la prima novità. Pamela, come stai? Ma buonasera, sono lieta di far parte dello staff di Glam. La famiglia cresce, Adriano, non ce l'hanno sparato, questa è una bella notizia. Beh sì, la mia incolumità è stata ancora mantenuta, non so per quanto, però speriamo bene. Non sappiamo per quanto, lui farà i suoi sondaggi folli, lei ci aiuterà a condurre questa notte qui a Mesagne. Allora, tu sei pronta a divertirci con noi, sì? Sono prontissima, carica al massimo. Sai come funziona? Ma certo. Sei una ragazza che vive la notte, ti piace andare a ballare? Tantissimo, mi piace conoscere tanta gente, fare pubbliche relazioni e... Insomma, è il programma giusto per te? Eh sì, sono nata per questo. Allora, Clem è pronto a partire. Noi siamo pronti a divertirci con voi. Spazio alle immagini, divertitevi. Alessandro ci farà ballare stasera qui a Mesagne. Allora Alessandro, innanzitutto, da quant'è che fai il DJ? Da 10 anni. 10 anni, com'è nata la passione per la musica? Diciamo che è un qualcosa che ho sempre sentito e praticamente con l'acquisto della prima console ho iniziato. Si è lanciato? Sì, piano piano. Quando è che, qual è stato il giorno particolare in cui hai detto beh, non è più un hobby, è un lavoro, mi pagano? È stato proprio quando ho iniziato a far parte del gruppo Venti Notturni, proprio questo gruppo qui con il quale collaboro tuttora, tra l'altro. Per cui si cresce insieme, un po' ormai. Mastro J qui a Poison di Mesagne, perché stasera ci vogliamo divertire. Beh sì, è sicuramente la serata più importante dell'anno, almeno per quanto riguarda il locale, la location veramente predisposta e niente, se ne è parlata davvero da tanto tempo e quindi speriamo bene. Raccontaci tutta vita cos'è. È un social network in cui vengono pubblicati gli eventi e non solo, anche le foto degli eventi. E poi figlia d'arte, perché papà fa le foto, per cui sarà contento, sì, che ti sei lanciata. Insomma. All'interno di Club abbiamo una serie di rubriche, cara Pamela, chi ha già visto il programma lo sa, non vogliamo parlare solo di locali notturni, ma vogliamo dare spazio a una serie di cose secondo noi fantastiche. Una di queste è il mondo dei tatuaggi. Tu hai un tatuaggio? Io no. Però. E ancora no, diciamo così, ancora no. Max cercherà di convincerti, perché abbiamo una rubrica con Max Tatu, che è un genio del mestiere. Tutte le settimane ci regala una piccola opera d'arte, quindi spazio ai tatuaggi e poi torniamo qui e cerchiamo di vedere se Pamela si è convinta. Vediamo. Vai Max.
Nuovo appuntamento col mondo dei tatuaggi, il percorso di Glam con Max Tattoo continua, perché insomma vogliamo raccontarvi quest'arte, perché ormai è diventata a tutti gli effetti un'arte, e Max ogni settimana ci regala qualcosa di nuovo. Oggi abbiamo la prima donna del programma, sì, che non è male, finalmente una donna, sì. È un'amica, poi conosceremo anche chi è. È un'amica comune. È un'amica comune. Che cosa? Ma qui succede sempre, perché sembra un porto di mare, tutti amici sono qua dentro. Che tipo di tatuaggio stiamo per raccontare? Partiamo da questo. Allora, è un tatuaggio che si sviluppa su linee basate sull'eleganza. Cioè, è un tatuaggio molto vasto, perché parte dalla scapola e arriva fin sul deltoide anteriore. Però nonostante questo, e questa è stata premessa della ragazza, sì, della cliente, che doveva rimanere molto, molto elegante, con linee molto, molto sottili, quindi sostanzialmente erano dei motivi floreali collegati da delle diramazioni grafiche molto sottili e arrotondate. Preferisci nel lavoro che fai il cliente che ti dà un'idea generale di quello che vuole, poi tu puoi spaziare alla grandissima, oppure preferisci il cliente che è sicurissimo di quello che vuole, che ti dà proprio i dettagli fino all'ultimo particolare? Allora, per me un cliente che mi dà dettagli, disegni e tutto è indice di personalità. Da parte sicurezza anche dell'idea, sicurezza. E questo per me è un punto importante. Può anche dettare quelli che sono i dettagli del disegno, però è importante che mi dia fiducia, nel senso che devi sentirti libero di poter esprimere. Questa è una cosa fondamentale. Ho visto come lavora Max, mi è piaciuto molto. Anche perché molto... lo dobbiamo dire per forza. È molto determinato e anche nel lavoro mi ha trasmesso questa sicurezza. Il disegno, prima di vederlo poi su di te, l'hai visto su carta o hai dato un input e poi lasciato lavorare? Ho deciso tutto io, nel senso che gli ho detto quello che volevo e come... Perché Max non comanda niente, diciamo. No, ma Max è stato l'unico che ha subito capito cosa io volessi fare. Io cerco di concludere tutto entro le 3 ore, perché secondo il mio parere, dopo tale tot di tempo, la pelle si stressa un po', ha più difficoltà a ricevere il pigmento colorato all'interno dell'epidermide, il cliente stesso si stanca, perché comunque la soglia del dolore aumenta. Quindi io cerco di rientrare sempre in questo spazio, questo lasso di tempo, sì. Siamo arrivati al punto del sondaggio. Finalmente è il momento che aspettavo, ragazzi. Noi ce lo trasciniamo in giro per l'Europa, perché il sondaggio è di Adriano. Adriano, tutte le settimane, per chi non avesse mai visto Glam, ed è un problema. È gravissimo, vedetelo, perché se non l'avete mai visto siete proprio out. È un problema vostro. Però noi tutte le settimane sguinzagliamo il nostro Segugio, che fa delle domande folli. Oggi di che parliamo? Oggi parliamo del viaggio. Così, un tema particolare. Il viaggio inteso in che senso? Ma il viaggio più bello che hai fatto, quello che vorresti fare, chi vorresti portare. Insomma, il viaggio a 360 gradi, l'estate si avvicina, di più. Il viaggio è una curiosità. Il viaggio in tutti i sensi. Eccola, è già partito, lui è pronto. Noi anche, sondaggio di Adriano, e speriamo che anche questa volta non ce lo ammazzano. Qual è il viaggio che ti ricordi con più piacere? La gita di quarto superiore. Ma dove? L'abbiamo fatta a Rimini,
e ci siamo divertiti un sacco. Ilenia? Allora, raccontaci, qual è stato il viaggio più bello della tua vita? Venire qui! Siamo in compagnia di... Federica, un viaggio che vorrei fare a New York. Siamo in compagnia di... Flavia. Dici, il posto più bello dove sei stata? Londra. Qual era la situazione? Eri da sola, amiche, fidanzato? Amiche, amiche. Posto dove vorresti andare? Polinesia francese. Questa ragazza ha le idee chiare. Siamo con... Verena. Raccontaci, qual è stato il viaggio indimenticabile per te? Prossima domanda. No, la domanda è questa. Allora cambio un pochino vario. Il viaggio che vorresti fare. Allora, ce l'ha ragazzi, calma, ce l'ha. L'ho fatto in... Aspetta, a Campidello Matese. Un posto davvero sconosciuto. Allora dici, un posto dove vorresti andare che possibilmente il mondo conosce? Africa. Fidanzato. Migliore amica o mamma, chi ci porti? La migliore amica, ovvio. Ciao Diego, come stai? Abbastanza bene, dai. Allora, sei solo? No, sto con delle mie amiche. Tutte donne? Sì, beato tra le donne. Ma tutti ubriachi di donne questa sera. Giusto, no? Allora che ci racconti? Ti stai divertendo? Sì, 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 la serata è appena cominciata, però speriamo che vada nel migliore dei modi. Cosa ti aspetti da questa serata? Ma di divertirmi, di bere, in modo regolare però. Ma cercherai di rimorchiare, di la verità? Dai, sì, vediamo di non andare in bianco, dai. Allora in bocca al lupo, Diego, ciao. Grazie, Grepi, ciao. In Glam, cara Pamela, non ci facciamo mancare niente. Immagino. Tra cui, tra le tante cose che ci siamo inventati, abbiamo uno spazio dedicato ai motori. Wow. Su questo stupiscimi abbiamo capito che Glam lei non l'ha mai visto. Ma no. Quindi sei licenziata adesso. Detto questo, poi litighiamo dopo. Spazio motori, Hitchbike, Veronica che guida le moto, una ragazza veramente coraggiosissima. Tutte le settimane ci lancia una proposta. A te piace andare in moto? Tantissimo. La sai guidare? A questa domanda ti rispondo dopo. Ok, servizio sulle moto, i motori di Glam e poi torniamo qui perché il posto, insomma, ci stiamo divertendo. Ciao! Spazio Hitchbike, soprattutto spazio ai motori, ancora Veronica proverà un modello per noi. Oggi però è un po' particolare la nostra rubrica perché parliamo di una bicicletta elettrica. È la Grillo e Daniele ci racconterà tutti i dettagli. A te la linea. Quest'oggi Veronica ci presenta un'alternativa allo scooter. Abbiamo una bicicletta elettrica, con questo modello è il modello Grillo. Ha un motore 250 watt alimentato da batterie 48 volt, un'autonomia di circa 40 km in pedalata assistita. Come ci mostra Veronica è molto semplice da guidare, agile e scantante per qualsiasi tipo di età. In promozione da noi presso il nostro showroom a 950 euro abbiamo disponibili tre colorazioni, modello bianco, rosso o nero. Questo può essere il mezzo perfetto per l'estate in quanto lo possono guidare veramente tutti. Con questo mezzo elettrico possiamo veramente risparmiare in quanto
abbiamo un assorbimento di corrente di circa 20 centesimi per percorrere 40 km. Per tutte le altre informazioni siamo a vostra disposizione con questo, ma con tanti altri modelli di biciclette elettriche presso il nostro showroom in via Carmine 84 a Brindisi. Ciao ai amici di Graham. Debora, Lorenza, Debora, Linda, Giulia. Allora abbiamo due Debore. E i ragazzi dove sono? Dall'altra parte. Serata tra donne. Sì. Cosa vi aspettate da questa serata? Tanto divertimento. Siete cariche? Certo. Fatemelo sentire con un urlo, dai. Matteo, buonasera. Buonasera. Allora sei solo questa sera? Con amici della Puglia, come si sente sono un turista. Prima volta che vengo in Puglia, ho degli amici qua, sono venuto a trovarli. Glam dedica una rubrica sulle specialità dei cocktail preparati da Giuliano. Adriano. Allora ragazzi, come dico sempre io, bevete responsabilmente, ma se proprio dovete bere anche cocktail che sono buoni. Allora vediamo Giuliano e poi ritornate con noi perché si continua a ballare al Poisson. Bentornati anche questa settimana qui allo Zeno Cocktail Bar. Io sono Giuliano e questa settimana vi voglio insegnare a fare il mojito ai frutti rossi. Un drink particolare, estivo, molto fresco, colorato, avrà i colori quasi italiani, c'è il verde, il rosso e il rum trasparente che darà quel colore un po' fascinoso dell'estate. Oggi io vorrei spiegarvi come creare in casa semplicemente un mojito con ingredienti che potete trovare al supermercato o anche al fruttivendolo, ovunque. Adesso elencheremo velocemente tutti gli ingredienti che andremo ad utilizzare. Ricordate ogni volta di mettere precedentemente, prima di cominciare a preparare i vostri ingredienti, il nostro bicchiere col ghiaccio, in modo tale che nel frattempo che si va a raccogliere tutti gli ingredienti e si vanno a preparare tutti gli ingredienti per la miscelazione, il nostro bicchiere si può portare ad una temperatura che è sicuramente inferiore a quella dell'ambiente, in modo tale che possiamo avere meno shock termico nel passaggio del prodotto alcolico dal nostro Boston Tin al nostro bicchiere. Menta, cercate magari di trovare una bella menta molto profumata, fresca, perché è un ingrediente fondamentale nel mojito in quanto dà tutta la freschezza della bevanda, l'odore e il buon 80% del gusto è fatto da comunque questo ingrediente. I frutti rossi possiamo utilizzare bacche, mirtillo, more, possiamo utilizzare qualsiasi frutto rosso che sia a preferenza. Poi l'ingrediente fondamentale, il rum. Understanding myself, my head is a jungle.
anche questa settimana abbiamo finito, ci vediamo la settimana prossima e vi prometto che vi stupirò con un'ottima ricetta nuova. Anna Rita fa il mestiere più infame del locale, sta alla cassa, ti odiano tutti. È vero. Alla cassa serviva la biondina, perché sennò qua non funziona niente. No, non è vero. Non è tu hai vero. Lavorato tutta la stagione, sì. La stagione è fantastica, serviva chiudere col botto perché insomma la chiusura deve essere fantastica. È stata un'esperienza bellissima perché la notte è stata vissuta con divertimento e... anche alla cassa. Sì, anche. Allora Stefano, un anno pazzesco che chiuderemo col botto, perché insomma è giusto chiudere col botto. Quanta fatica c'è dietro questo successo? Innanzitutto c'è tanta fatica mia e tanta fatica di tante persone dietro a un progetto di discoteca che si vive fondamentalmente nella notte. Ci sono tanti sacrifici e il periodo non è dei migliori, forse abbiamo scelto l'anno sbagliato per investire. Eppure siamo riusciti a farli ballare, questo è pazzesco. Sì, questo è pazzesco perché hanno apprezzato tanto e si può dire che è un successo comunque, al di là dell'aspetto che possa essere economico, è stato comunque un progetto sentito, una discoteca molto chiacchierata e che ha avuto diciamo un ottimo ritorno. Segreti non ce ne sono perché c'è solo tanto lavoro, però uno dei segreti, può essere uno staff così unito? Sì, una famiglia, sì. Questo sì, diciamo che lo staff interno, al di là delle pubbliche relazioni che sono quelli che vanno a portare il messaggio del Poison in giro, diciamo che lo staff interno è stato quello che è il cavallo di battaglia, cioè coloro che hanno iniziato la stagione e poi finito in questa notte e che comunque continueranno. Tutte le settimane proponiamo uno spazio dedicato a un personaggio, un'intervista ad un talento nostrano a cui vogliamo dare visibilità. Lo facciamo grazie agli amici di Endpoint, a Ivan in particolare che si prodiga a trovare questi ragazzi dal canto, dal ballo, insomma ogni settimana abbiamo una sorpresa per voi e colgo l'occasione non solo di ringraziare Endpoint ma tutti coloro che permettono a Glam di esistere. Insomma, senza gli sponsor, senza coloro che ci mettono l'energia e le idee, questo programma non esisterebbe. Detto questo, rubrica sul personaggio della settimana e poi ovviamente torniamo qui. Get all my head and into the bed, girl. Cause you don't know, plotting out the fantasy. Hey baby girl, and it's you are the key. Yo, because I then for me looking at me, I got me to say you want me. When you gonna give it up to me? Because your body enticing me, making me want it. When you gonna give it up to me? Ciao ragazzi di Glam, mio nome è Giovanni, in arte Matt. Siamo qui per parlare un po' di graffiti. Nel mio caso specifico ho iniziato a fare graffiti più o meno verso la fine del 2001, l'inizio del 2002. Questa passione è nata, sinceramente non ricordo nemmeno io come. Ricordo semplicemente che ero attratto da queste lettere che trovavo in giro per le strade della città,
questi colori molto accesi che comunque rendevano dei muri tristi molto allegri. E pian piano mi sono incuriosito a questa forma d'arte. Ho iniziato anche a informarmi, a vedere su internet, anche se non c'era tanto all'epoca, non si usava moltissimo. Però ho iniziato tramite fanze specializzate, cioè giornali che parlano di graffiti, di capire come funzionava questo mondo, come funzionava il disegnare. La passione per i graffiti mi ha portato, come stavo dicendo prima, anche a viaggiare, perché comunque il bello dei graffiti è che una passione che accomuna persone di diverse nazioni, di diversa estrazione sociale, è bello vedere comunque come vedono i graffiti delle persone che sono lontani molti chilometri da dove vivi tu. Recentemente per esempio sono stato a Berlino, e a Berlino credo ci sia attualmente la scuola migliore di graffiti, senza nulla togliere a quella newyorkese, dove appunto sono nati i graffiti. Però secondo il mio gusto personale, Berlino ha uno stile molto aggressivo, molto, molto bello per quanto mi riguarda. Per quanto mi riguarda, ho pensato che il personalizzare giubbini, anche se è una cosa che riguarda principalmente il mondo dei graffiti o comunque dell'hip hop, può essere una cosa molto particolare che può anche funzionare. Mi sono un po' discostato dal mondo dei graffiti in questo caso, però comunque sono dei personaggi, dei disegni che personalizzano il capo. Sono in compagnia di Alessandro, responsabile commerciale. Allora Alessandro, è stata una stagione pazzesca, come si fa a raccontarla in 30 secondi? Ma è stata un'esperienza fantastica, una cavalcata vincente in realtà. Ma io il ringraziamento principale, forse l'unico, il più grande, è al pubblico, che è stato veramente puntuale e gentile nei nostri riguardi.